Stefano, la fondazione in un atto veramente importante questa sera, perché si, come dire, si presenta al territorio, si presenta ad un gruppo di industriali, si presenta a coloro che già fanno del beneficio sociale con i loro utili, però si propone come forse centro di aggregazione per il futuro, perché queste cose diventino sempre un numero maggiore. Certo, certo, e la fondazione ha questa mission, si occupa di salute, si occupa di sani stili di vita, di cultura della salute, del benessere, del wellness, ma si occupa anche tanto di benefit, quindi di impresa benefit, e mettere insieme le imprese che fanno benefit è, come sempre succede, non una somma algebrica di imprese, ma significa valore esponenziale. Tante imprese, noi abbiamo straordinari esempi nel nostro territorio, non c'è bisogno di menzionare, tutti li conosciamo, delle nostre grandi imprese di ceramica e non solo, di settori ceramica affini, di automazione, che fanno, che hanno sempre fatto una come bandiera proprio azioni a tutela della società, azioni a tutela del territorio, azioni di spessore sociale, e quindi imprimendo sostanzialmente una scelta benefit. Certo, vestire i panni dell'impresa benefit può essere anche un modo, se vogliamo, ulteriore, ancora più significativo per talune imprese che lo vorranno, per perseguire in maniera, se vogliamo, molto lineare, molto coerente, determinati benefici che costituiscono poi parte delle proprie finalità statutarie, assieme al tradizionale scopo di dividere gli utili, quindi di profitto. Ecco, però fare azioni di impatto sociale, di utilità per il territorio, anche di carattere naturalmente di lotta all'inquinamento, di azioni per l'ecosistema e azioni in generale di utilità sociale. Ecco. Assessore, all'interno di un comune come Sassuolo, il valore di avere delle fondazioni che cercano di seminare quanto più possibile l'idea di un benefit sociale all'interno delle aziende. Beh, le fondazioni per loro intrinseca natura sono a favore della comunità, quindi più ci sono questo tipo di figure sociali, sono utili per tutti, perché sia per quanto riguarda gli interventi diretti sui singoli cittadini, ma avremo un beneficio di tutta questa situazione a tutti i livelli, quindi per tutta la nostra società ne potrà beneficiare, perché se tutti cominciamo a imparare ad avere anche più attenzione al nostro intorno e non solo unicamente alla nostra singola persona, credo che per estensione tutti ne avremo dei benefici. Senatore, una serata nella quale c'è stato uno scambio di idee, di contenuti, e tutto questo in direzione di beneficiare e beneficiarsi di quelle che sono le azioni che vanno non solamente verso il profitto aziendale, ma anche e soprattutto verso la comunità che poi per tutti i versi lo produce. Sicuramente, e quando ci si trova a un tavolo di confronto con imprenditori, soprattutto imprenditori di successo di un distretto di nicchia al top come quello di Sassuolo, si riescono a mettere in campo delle buone idee. Credo che sia un'innovazione di cui in Italia se ne sta già parlando da almeno 6 anni, che adesso deve concretizzarsi ufficialmente nei prossimi mesi, e quindi è assolutamente questa società di benefit con un'etica morale di guardare al prossimo, la stessa idea di aver di vivere l'impresa all'interno del villaggio, credo che sia una grande espressione di spirito di comunità, di volontariato senza perderci, anzi creando profitto. Quindi la politica non può essere che da sostegno per le società di benefit. Telegraficamente è un territorio come Sassuolo, che è ricco, se ne giova in ogni caso.
Sì, assolutamente, però dobbiamo attendere anche che, e aspettarci che lo Stato centrale sia più benevolo nei confronti dei nostri territori che hanno soprattutto bisogno di infrastrutture. Infrastrutture a Sassuolo e dintorni significa crescita occupazionale e crescita economica, e l'indotto sia delle società di benefit significa maggior salute, maggior qualità della vita per tutti i cittadini.